Ed un saluto a tutti voi dal vostro Luca DNG. Bentornati, Madonna, bentornati nel Grinch. Si deve un attimo riassestare l'emulatore. Appena lo fai partire, lagga un po' di più. È una cosa che mi fa sempre con tutti i giochi. Poi appena prende poi il giro non dà più grossi problemi. Vi ricordo Grinch fatto al 100%, prenderò ogni cosa. Vedremo il finale super mega wow. Accipicchia, hai trovato tutti i pezzi per il mollarazzo. Accipicchia, dovremmo andare a farlo. Dovremmo, cioè, è una cosa molto utile in questo livello. Quindi al più presto dovrò tornare un attimo alla Grinch Caverna a farlo. Porca pu. Quanto è scomodo sto. Ok. Intanto sono respawnati i nemici, come mai? Io non ho mica capito perché certe volte si gira e certe volte no. Secondo me o non fa pressione oppure in certi punti non può fare pressione. Che fastidio! Magari voi non lo sentirete tutto sto fastidio perché è una cosa che me lo fa magari solo nelle cuffie, però Appiccicoso. appiccicoso e colla, appiccicosa la colla, si sa. Dai, ci serve quella maledettissima molla razzo. E ci serve perché uno ci farà fare tante missioni secondarie, cioè secondarie, alla fin fine sono tutte primarie. O le consideriamo tutte primarie o le consideriamo tutte secondarie. In ogni caso sono tutte missioni per rompere il cazzo ai non so chi. Quindi Starcus. Mamma mia, oggi non ce la vuole fare a sistemarsi. Culata, ma tanto lui c'ha il culo ferreo che non si fa mai male. E quindi mo dobbiamo fare il mollarazzo, che sembra un casino. Praticamente anche questo usa le uova, ma usano tutti le uova. Questo ci permette di lanciarsi, fare dei salti super alti per un po' di tempo, quindi non volare, Nella Huaria il Grinch va più su di un palazzo, facendosi spingere in alto dalla sua molla razzo. Ma se dalla spirale si vuole il salto bramato, il numero adatto di uova marce va caricato. Non era più tornato giù. Comunque non è così alto il salto che si può fare. È utile, ma non è per niente così OP. Anche perché potremmo poi avere proprio una cosa per volare. Che difatti ci sarà incredibilmente utile quando andremo a recuperare, vi ricordate quei pacchi sospesi in aria già nel primo livello, quelli attaccati tipo ai panni da stendere, ma non era così. Quelli dobbiamo andarci volando. È per quello che non si possono fare i livelli al primo colpo.
Spero che la serie vi stia piacendo. Nel caso, se non siete iscritti, iscrivetevi, no? Attivate la campanella. Siamo anche sotto Natale. Sto sbagliando come si fa. Come si... Aspetta un attimo. Non mi hanno spiegato come si switcha. Ok. Ok, così. Così. Quindi... Ah, quindi era una cosa meccanica così. Ok, ok. L'importante è capire come funziona. E ovviamente, visto che siamo sotto le vacanze natalizie, voi non so quando lo vedrete, magari Natale è persino già passato, se così fosse, si può fare anche un regalo dell'ultimo minuto. Quindi abbonatevi, diventate i nostri sponsor gold. Ed è un regalo anche per voi, perché vedrete un casino di cose in più. Via! Sbagliato. Opa. È stato anche riattivato il server Discord per gli sponsor gold. Quindi un motivo in più, tantissimi vantaggi. Nessuno ve ne dà così tanti, nessuno. Dai! Non ce la faccio in tempo. Sì. Benone. Che pirla, come ci ritorno poi su? Devo poi sparare di nuovo al mirino sopra. Scemo io. Disattenzione, questa è solo disattenzione. Ma vi dimostra che effettivamente la partita è mia, perché solo io posso fare queste porcate. E siamo a 5. Anche questa parete la dovremmo poi scalare, ma non con quello che vi ho detto prima di volo. E un altro ancora. Ce ne sono di potenziamenti. Comunque dai, si erano sbattuti per creare un po' di stili di gioco differenti. Forse il problema principale di questo gioco è proprio il fatto che si rivede poco il film. Cioè, è diverso. Quindi se uno magari cerca il film nel gioco, insomma, a parte la vena base, non... Pensavo... Ah, ma perché si è respawnato? Giusto? Ma dai, l'ho colpito! No, non l'avevo ucciso perché mi ha ridato il pacco. Ok, non me ne ero accorto che l'altro non l'avevamo ammazzato. Se si è già preso il pacco, non lo ridà una seconda volta quando lo si ammazza di nuovo. Per quello che lo capisco. Ogni tanto vi faccio gli spiegoni, almeno capite il perché e il per come. Madò, quanto è macchinoso! Il mio obiettivo è che non succeda. Nel caso che finisce il tempo prima che buttiamo gli alveari dentro al camino, le api usciranno e attaccheranno noi. Non è game over istantaneo, ma dovremo scuotercele di dosso. Di nuovo. Siamo a 8. Magari gli dà più fastidio la zona innevata. Boh.
Chi lo sa? Bella domanda. Adesso dobbiamo di nuovo farci tutta questa scalata qua, perché le ultime due erano sopra di là. Ma perché non si gira? Io lo sto premendo triangolo. Lo devo spammare per riuscire a girarmi. Infatti, se lo spammo va. Ok, sono di là a destra mi pare. Sì, sono tutte e due quelle. Tentiamo di non cadere, perché sarebbe rifare di nuovo tutto, ve lo devo poi tagliare. E mi girano le palle a prescindere. Qui respawn? Non credo. Da finisci questo rumore. Oggi non era giorno di registrare, mi sa, per il mio PC. Tanta carne al fuoco ultimamente. Vi sto facendo tantissime dirette su Twitch. Sto registrando tantissime cose, sia per tutti voi, sia per abbonati Gold. Quindi probabilmente è affaticato, lo sfrutto davvero tanto il PC. Già che siamo qui potrei anche poi tirare giù il pedanone. Poi vediamo. Adesso intanto finiamo questa. Così un'altra missione è stata fatta. Grinciati! E si aprono le porte delle case. Adesso possiamo entrare nelle case e derubare di tutto. Veramente. Proprio quello si può fare. Quindi, so che può sembrare una battuta, ma possiamo veramente entrare nelle loro case. Qui ce la facciamo a saltare su da qua? Wow! Ce la facciamo, se la famo. Saliamo qua sopra. Di qui non dovrebbe uscire qualcosa, però. E mettiamo la colla, così finiamo anche quest'altra missione principale. Ti ho grinciato! Si sblocca forse il livello successivo? Se non l'avevamo già fatto. Sì, si è sbloccato il livello successivo. E mentre Grinch e grugniti salgono dalla bocca del cattivone, suoni diversi giungono da un posto più a meridione. Il mio stomaco, dice, e il cibo inizia a sognare, perché conosce il posto dove l'umore potrà cambiare. Andrò alla Huscarica, dove un pasto potrò trovare, e mentre sono là cercherò altri tesori da rubare. Di parti nuove per molte delle invenzioni ho bisogno, scarti per me le macchine. Il genio di Grinch non è da sogno? Sì, ma non ho intenzione in questa puntata, ho intenzione prima di finire tutto quello che si può fare in questo luogo. Vediamo un po'. Ok. Allora, andiamo prima di nuovo di lì. Di qui riusciamo a mirare... No, non si vede neanche. Non lo accetta. Tank, tu non rompere le palle, please. Madonna, quanto è difficile con controller muovere questo. Porca pu... Le prime imprecazioni da bambino le facevi su giochi così. Centro. Alla fin fine penso che le prime incazzature per i bambini derivassero davvero veramente da questi tipi di giochi platform molto
molto di carattere grafico fanciullesco, che però erano veramente tosti, potevano farle girare parecchio. E iniziamo la nostra ruberia. Tesoro, sono a casa! Ah, ovviamente ci sono le api che abbiamo buttato dentro alle case, quindi possono romperci. Preso. Ma dove è riuscito a saltare sopra tutto d'un gesto. Salto orribile, ma non si capisce dove cazzo sono. La profondità non riesco a capire perché non hanno un'ombra, quindi non riesco a capire dove sono. Comunque sta musica certe volte diventa troppo, anche se non serve. Tesoro, sono a casa! Tesoro, sono a casa. Ok. Via. Stavolta prendiamo l'ascensore, facciamo la pulita. Mamma mia, quanto prendono sto ascensore, che fastidio. Ma io non è che posso giocare solo di notte. Perché purtroppo da quando lo aggiustano fa tanto rumore anche in più. Cazzo, si sente tanto nel microfono. Probabilmente. Probabilmente perché il microfono capta le vibrazioni, come sapete, l'anno scorso ci era stato regalato per Natale l'asta per il microfono. Tesoro, sono a Peccato che il postino non ce l'aveva consegnato e l'aveva buttato nel viale davanti a casa, in mezzo alla neve. Tra l'altro, l'abbiamo trovato col pacco completamente strappato e un pezzo qui e un pezzo là, e mancava il pezzettino per tenerlo sospeso. Dopo aver tentato inutilmente di ottenere un reso, se ben ricordo, perché effettivamente era un regalo, quindi effettivamente c'era da fare un casino, bisognava contattare chi di voi l'aveva fatto, poi sarebbe stato un casino, non ce la facevamo più in tempo. Ci siamo stampati per conto nostro con la stampante 3D il fermo per mantenerlo. Peccato che dopo qualche mese si è spaccato e allora adesso il microfono è appoggiato sulla scrivania. Quindi magari se sentite di più le vibrazioni Tesoro, sono a del microfono può derivare da quello, dal fatto che la scrivania non isola. Dai, però lo sto facendo. E vabbè, è buggato. E sti cazzi. Niente, il Grinch morì. Oh, non vorrei mica farmi venire i calli per tentare di liberarmi dalle api. Sono arrivato, caro! Cazzo, non li ho ancora tutti. Forse ce n'era qualcuno nell'altra zona. Eh sì, perché dovete sapere che non abbiamo ancora visitato tutto di questo livello. C'è un'altra zona. Il posto in cui il nostro Sindaki va a sciare, dove dovremo andare a sporcare i suoi sci. Glieli dobbiamo smerdare. Ti ho smerdato? No, ti ho grinciato.
Mamma mia, sta musica così, questa salita che fa alla fine della musica non la capisco proprio. È troppo drammatica sta musica. Qui è tranquilla, è tutta. Poi diventa drammaticissima, mamma mia. Tesoro, sono a casa! Quello scrigno là sopra non posso. Preso, preso. Sono tutti? No, non sono tutti. Il baule è chiuso a chiave, quindi aspettiamo. Dovrebbe essere l'ultima casa da visitare. Sono a casa! Madonna! Oh, tutti i pezzi, benissimo. Possiamo andare. Possiamo andare a montarlo nel computer. Andiamo a montarci lo schizzafango. È che non si capisce molto bene. Sì, così. Ci ho messo più del dovuto. Nella prossima andremo ancora a completare un po' di cosine e mi sa che ci vediamo poi anche la discarica. Nel suo supercomputer il Grinch dati ha immesso dell'amata schizzafango per gli Who, odiati spesso. Con questa i nemici lui appiccica e neutralizza, perché sono invischiati in ciò che la pistola schizza. E non vogliamo sapere cos'è. Quindi un saluto a tutti voi dal vostro Luca D&G e ci vediamo alla prossima. Ciao!